Porto Palo ci fu la scomparsa di un peschereccio, misteriosamente perse il comandante e l'equipaggio riuscì a tornare in qualche modo qualche giorno dopo, si perse nelle acque libiche. Allora ho preso spunto da questa storia per poi, con la mia fantasia, ma anche con Alex Luria, che è il quarto sceneggiatore del cortometraggio, e abbiamo così collegato i due spunti narrativi dagli sbarchi degli immigrati con questa scomparsa di questo peschereccio e quindi questo pescatore che parte col suo equipaggio e improvvisamente trovano questi immigrati che dirottano questo peschereccio verso un'isola. Le riprese sono state di 5 giorni e ora, oggi è l'ultimo giorno, devo dire molto impegnative. Speriamo bene che ci siano i loro i frutti siano positivi per poter fare poi un buon montaggio e poi lo presentiamo a qualche festival. Motore e azione! Contattato già 7 anni fa, alla fine è arrivato il momento di realizzare questo corto di Antonio Carnemolla, La via del ritorno, una sceneggiatura che mi ha colpito e mi ha subito emozionato sin dal primo momento che l'ho letta. Nella prima stesura io dovevo essere uno dei tre pescatori, l'anziano sempre pescatore, ma non il protagonista. Adesso l'anziano pescatore è stato il protagonista, Nino Calamandrei. Oggi concludiamo questa bellissima avventura e auguro tanta merda ad Antonio, perché ne è valsa la pena fare questa esperienza e questo corto che sarà bellissimo. Azione! Stop! Conosciuto Antonio Carnemolla da ragazzo, quanto essendo il nipote dell'attore Carnemolla con cui avevo lavorato su Oltremare, venne a trovarmi sul set a Marzamemi. Forse già allora nacque un feeling che è durato negli anni, per cui sono stato felicissimo quando Antonio mi ha chiesto di collaborare con lui alla realizzazione di questo cortometraggio. Amavo questi posti che conoscevo, amavo la luce della Sicilia, specialmente in inverno, per cui immaginare di fotografare una storia dai toni surreali, anche se poi affonda le sue radici in una problematicità drammatica come quella dell'immigrazione clandestina, era un bello stimolo a immaginarsi colori, atmosfere, luci che potessero essere il giusto alfabeto per raccontare la storia che Antonio aveva scritto. Nonostante fosse un cortometraggio, abbiamo avuto la possibilità di avere un'attrezzatura tecnica e una troupe fantastica che ha aiutato il regista e me nel realizzare tutte le inquadrature e quello che serviva per raccontare il cortometraggio, per cui diciamo che a questo punto, finito il lavoro, me ne torno a Roma col cuore pieno di felicità. Il mio paese,
via del ritorno. È troppo difficile questa, ma ci riusciremo a percorrerla.